Sindaco, ad Agrigento qualche settimana fa fu presentata a tal proposito l'iniziativa Io non ci casco per la tutela degli anziani perché le truffe, i raggiri sono all'ordine del giorno. Oggi se ne discute anche a Racalmuto. Sì, anche Racalmuto sta facendo la sua parte, su iniziativa delle forze dell'ordine si è voluto organizzare questo convegno, questo incontro con gli anziani del nostro paese per discutere con loro delle diverse modalità con la quale i truffatori molto spesso entrano nella sensibilità degli anziani stessi e sottraggono loro denaro o oggetti preziosi. È un tema molto importante perché, come dicevo poco fa, a coloro i quali stanno partecipando a questo convegno, è un'iniziativa lodevole che va a supportare quanto stiamo facendo noi come amministrazione comunale attraverso il corretto funzionamento di tutto il sistema di videosorveglianza che ci consente di avere una maggiore tranquillità. Gli anziani sono soggetti che molto spesso sono fragili e questa fragilità viene utilizzata in maniera negativa da parte di chi vuole loro sottrarre soldi. Conoscere i metodi, conoscere le modalità con cui questi truffatori si presentano agli anziani ci consente e consente ai nostri cittadini un po' più fragili di poter affrontare meglio il problema, di poter nel caso chiedere l'intervento delle forze dell'ordine affinché possano stare tranquilli e allontanare coloro i quali vuole fare loro del male. Sì, è importante come comunità intera, quindi civile, religiosa, o le forze dell'ordine, stare vicino alle persone più fragili. Una comunità tiene bene insieme se anche gli anelli più fragili della catena tengono forte e vanno custoditi. Quindi l'attenzione alla solitudine degli anziani, alle situazioni in cui possono essere vittime di raggiro, di violenza o di altro, devono stare a cuore a tutti perché sono l'elemento importante della nostra comunità. Allora abbiamo ritenuto anche di aprire le porte della parrocchia per questi incontri che certamente sono d'aiuto al bene comune. E credo sia un'iniziativa molto importante, bisogna dare atto anche alla caserma dei carabinieri di Racalmuto, al comandante Costa, di aver voluto questa iniziativa che credo sia molto opportuna e credo si collochi anche in un quadro nazionale, appunto perché stanno organizzando una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale. Credo sia importante perché, come giustamente si sta dicendo in questo convegno, le truffe sono dietro l'angolo e c'è una organizzazione quasi che si muove anche nei piccoli paesi e quindi bisogna stare sempre molto attenti con gli occhi aperti e in ogni caso, in caso di dubbio, rivolgersi subito ai carabinieri chiamando il numero 112.